Ciao ragazze, buongiorno a tutte e a tutti, come state? Allora, nuovo video che vi dicevo barra vlog, perché non so se esco di casa o meno, però questo è un video vlog. Allora, innanzitutto volevo dirvi che finalmente sto riuscendo a fare più video, sì, perché riesco a fare più video, ho fatto più video. Da avanti sono sempre più attiva, sarò sempre più attiva. Grazie che mi state aiutando a migliorarmi sul mio canale YouTube. Però per quanto riguarda il video editing non sono ancora bravissima, però ci sto provando. E quindi niente, ragazze, ragazzi miei. Sì, sono un po' monotona nei video. Però voglio migliorare a tutti i costi, voglio cercare di migliorare poi. Quello che verrà, verrà poi, verrà dopo. E se non verrà, pazienza, me ne farò una ragione, come si suol dire. Niente, ragazze e ragazzi, io volevo truccare, ma mi truccherò un altro momento, in un altro video, perché oggi voglio, anzi, in questo momento. Mentre esco per fare un giro, non so, una passeggiata insieme a voi. Ovviamente mi porto via il mio bellissimo zainetto che mi avrete già visto ieri. Questo qua, bellissimo, adoro, troppo bello. E niente, scusate se mi sono zuffata, ma per evitare di fare pause, eccetera, ho preferito prenderlo così. Niente, allora. Mi devo un po' sistemare qua questo pezzo qua perché è inguardabile, però ci provo. Ovviamente ogni tanto mia nonna mi sprona a tenermi al meglio, cioè senza stare troppo trasandata, perché così come sono, vedete, sono un fantasma, cioè ho le occhiaie che mi scendono fino ai piedi e più. Sono tutta macchiata qua, ho dei peli pulberi, come si chiama? Vabbè, non lo so, dei peli che si vede il bulbo da fuori ed è una cosa, non dico oscena, ma di più. Quindi, non lo so, metterò del correttore o qualcosa. Ho già tirato con la pinza, ho fatto tirare mia mamma con la pinzetta, quella per le sopracciglia, e l'ho fatta, li ho tolti, me l'ho fatti togliere, così almeno un pochettino non si vede quel brutto bulbo che c'è, si vede un po', ma almeno si vede di meno e niente. Quindi, che dire, ragazze? Io mi sono già bella travestita, come vedete, sono già bella ordinata, eccetera. Ordinata un parolone, però almeno sono. Allora, ho i miei sandali, ve li faccio vedere: sandali, in modo di dire le mie infradito della Dr. Scholl, come potete ben vedere. Un po' usati perché li ho usati dall'estate scorsa a quest'estate adesso che sta iniziando, sta quasi per iniziare. Anzi, io direi che per me c'è già un caldo allucinante. Aia, mi sta facendo un po' male la spalla, non capisco perché. Boh, vabbè. Poi, che dire? Sono contenta che sto finalmente dormendo meglio di prima, perché prima avevo telefono in camera. Computer in camera, li ho tutti sbolognati, ovvero li ho tutti mandati fuori dalla camera, cioè li ho tolti dalla camera e li ho messi in sala, così non mi disturbano e non mi danno stress né noia e via. Così, nulla. L'ho voluto togliere perché ragazze mi veniva sempre voglia di, sì, di aprire, accendere cose, guardare video, ho detto no. O dormo, guardo video o dormo. Ho detto la prima cosa principale è dormire, perché se no, quando mi alzo la mattina sono bella o rincoglionita o elettrica. Ho questa mosca dove è uscita. Boh, vabbè, niente. Già, e quindi ho detto mi trovo tutti i dispositivi che ho della camera, tranne che il computer che ce l'ho fisso, ma quello non lo accendo perché fa un fracasso della Madonna, cioè fa un rumore micidiale quando lo accendi, cioè non è che è esagerato il rumore, però si sente e dà fastidio, quindi ho evitato, anzi evito tutte le notti di accenderlo, anche, vabbè, lo uso poco, già che lo uso poco, però
quando lo uso solamente per fare video, per guardare video su YouTube o anche per altro, per fare degli aggiornamenti così, niente. E cos'altro volevo dirvi? Sì, voglio portare un po' con voi, un po' con me in giro. Dai, a dopo. Se mi ricordo come si mette il tasto per la pausa, che ce l'ho qua, non è un iPhone. Stavo sto registrando con il Galaxy A13. Allora, eccomi qua. Mi sono spostata in un'altra angolazione perché ho deciso che voglio truccarmi insieme a voi. Allora, innanzitutto mi copro queste occhiaiacce perché non le voglio sapere di levarsi, almeno che non li coprite, appunto. Però come prima cosa voglio mettere un po' di mascara. No, neanche. Il mascara lo metto sì e no, una volta di papa oppure tutti i giorni, ma oggi voglio proprio evitare perché se sudo sono cavoli, quindi preferisco evitare. Anche se suderò lo stesso, però no comment. Nulla, vado a mettere una penna di questo correttore e quindi niente, sto molto bene da quando sto riposando senza computer in camera tranne quello che vi ho appena detto e dormo molto da principesca. Principe, per principessina, quindi mi sono ficcata il correttore nell'occhio, quando mai? Vabbè, no comment. Oddio, è buono. Aspettate. Aia, sta facendo male. Mi sta facendo male il ginocchio mio tanto, che palle però, che noia. Oddio, ne ho messo troppo, vabbè. Andrò di spugnetto stavolta. Ops, stavo facendo un danno. Fortuna non è così fastidioso questo correttore. Non dico sulle occhiaie, ma qua sul mento. Benissimo. Ha coperto la perfezione. E anche qua. Ora, dove ho messo il mio fondotinta? Non lo so. Eccolo qua, era bello coperto, era bello sepolto in mezzo a tutti i trucchi. Questo fondotinta che metto ogni tanto, o quasi sempre quando non voglia, di Essence. Metterò qui. Mi sto tutta coprendo un pochettino le discromie che ho, onde evitare che esca una porcheria questo trucco. Questa è la base che ho fatto, ragazze, con questo fondotinta, è la base, vedete? Dov'è che, ecco qua, questo è il correttore, sì, ciao, il fondotinta, il fondo.
diavolo? Ok, bene. E mi sono bella truccata. Adesso devo andare di blush. Col blush, non lo so cosa devo mettere. Cosa blush metto? Allora, come blush metto questo del Rimmel Blush Maxi Brush. Questo qua, che non si vede la mazza, ma è questo. Aspettate un secondo. Ok, ora si dovrebbe vedere meglio. Ho aperto la finestra perché sennò non si vede la mazza. Questo è il blush, vedete? Con la luce naturale si vede meglio. Già. Allora, adesso prendo il pennello. Questo qua, normale, semplice. E sbatto qua. Non soffio mai sul pennello. Una volta soffiavo, ma ho capito che sbaglio. Oddio, quanto me ne sto mettendo? Vabbè. Tutto sbagliato qua. Vabbè. Stavo sbattendo il pennello allo spicchio. Vabbè. No, qua non mi piace come l'ho messo. Aspetta un attimo che prendo la mia Beauty Blender. E la cerco di tamponare un po', di togliere questa situation schifosissima. Vabbè. Ok, perfetto. Dov'è? Ecco qua. Non so cosa voi vediate. Però penso che non è il massimo, ma vabbè. Sto cercando di vedere cosa, anzi, di capire cosa altro voglio mettere. Dunque, penso che metterò quella tinta della Debbie, se la trovo. Un attimo solo. Ecco, l'ho trovata. Allora, Debbie, Lipstick Debbie. Sta qua, sarebbe. Non si vedrà mai, ma vi giuro che è questa. E dove ho messo il fazzoletto qua? Bene, a posto. Una schifezza sarà uscita. Questa cosa. Questo, che numero è? Numero Long Lasting Matte 04. Si vedrà qualcosa? Sì. Ecco qua. Quando metto gli occhialetti. Se no cosa vedo? Oddio mio. Qual è il massimo sto trucco? Però almeno mi sono data una bella conciata, perché non la potevo più. E sono bella a posto. Già. Niente. Allora, dunque. Il trucco è tutto completo, tutto a posto. E non so. Voi che dite? Mi può piacere, fatemi sapere sopra. Cioè, scusate, sotto i commenti. E nulla. Adesso. Penso che esco un po' e ci vediamo dopo, dai. Allora, eccoci qua, ragazze. Finalmente sono uscita da casa, come vi avevo promesso. Niente, qua. Grazie a tutti.
detto che faceva caldo, in effetti ha preso molto caldo, ma se dovevo perché deve essere così molto caldo, deve essere stato caldo, perché una volta che sono più di qua, ancora più di là, vabbè. Aspettate un secondo, devo mettere il microfono. Allora, rieccomi comunque. Ho messo il microfono perché sennò non mi si sente e nulla. Dovrei attraversare perché qui ovviamente c'è, come ci sono delle persone che non vogliono essere riprese, le posso anche rispettare, le devo rispettare, però alcune voglio evitare. Allora, comunque, mi porto anche in giro. Spero che si sente l'audio, fatemi sapere se si sente l'audio in questo video, perché l'ultima volta che io ho provato a riprendere, tutte le volte mi dite che si sente male l'audio. Quindi o è il mio problema, oppure, non lo so, non alzo molto la voce, però vabbè, niente. Allora, dunque, ora sono in via nazionale e niente. Tra poco attraverso dall'altra parte, ok? Non attraverso di qui, ma attraverso di là, dove sto vedendo la macchina della posta. Che se ne sta appena uscendo dal parcheggio e niente. Sì, cioè oggi c'è molto traffico, come potete vedere c'è traffico, però si sta leggermente bene. Eccomi qua, ho appena attraversato e niente. Quanti minuti sono di video? Sono 17 minuti di video. Benissimo. E niente. Mi vedete con questo microfono perché altrimenti non sento una mazza. E questo io già lo so perché è così. Oddio mio. La gente non si sposta manco se ti ammazzi. Io non lo so, è brutto da dire, ma è la verità. Come mio nonno dice infatti. Quando sono per le strade, quando siamo anzi per le strade al plurale, non al singolare, d'estate è così. Ti devi chiedere il permesso per passare, mentre d'inverno è mortuorio, quindi no comment. Però la verità alla fine è così. E nulla, qua ci sono delle vetrine, ma non riprendo più di tanto. Ciao. Allora, qua si va per andare alle poste, questa piazza. Qua avete di fronte c'è una pasticceria e una carta libreria. Però questo posto già l'avete visto. E niente. Ciao. Ma ora siete 7:30? No, meno male. Sembra di avere 7:30. Vabbè. Niente. Queste bici io non le sopporto perché sono talmente silenziose. Ciao. Che io non le posso vedere queste bici. Poi non è che suonano col campanellino, no? Non ti avvisano, mi dà un fastidio come vi dico. Vabbè. E niente. Forse mi allaga le braccia perché mi sta facendo male cane. Vabbè. Ma quanti minuti sono? No, vabbè, 20 minuti. Poi mi dite, fai video più lunghi. Ma come li guardate? Cioè, mi guardate ma fino a un certo punto.
a me non mi interessa di pretendere di avere chissà quante visual, perché non me ne interessa niente. Perché anzi, in un video che mi sono lamentata, ma vabbè, lasciamo perdere, mi avete detto che non posso pretendere di avere visual se non faccio discorsi precisi e coincisi. Vabbè, là ci siamo capiti, l'ho capito. Poi tendete a skippare il video perché faccio troppe ripetizioni, troppe, vabbè, qui mi fermo perché ho capito, sono troppo ripetitiva, l'ho capito, ma va bene lo stesso, non importa, l'importante è che ci divertiamo, dai, questo qua. E niente, allora, dunque, adesso mi sto dirigendo per il porto, non vi giro la telecamera perché c'è gente, non mi interessa, però intanto vi porto con me, ok? E niente. Dunque, ora sto attraversando la strada per andare verso vicino a un bar. Sapete perché non faccio tutto il percorso? Perché purtroppo, anzi, o per sfortuna, non posso riprendere troppe persone. Ecco perché. Ma l'avete capito? Qua è pieno di mosche, di cose, che palle. Però, dove sta andando questa? Bah, vabbè, aspettate un attimo che... Eccomi qua. Allora, dunque, sono già 21 minuti di video che registro. Se ho fatto qualcosa la taglierò, ragazzi, se no esce troppo lungo. E poi voi mi dite, ma falli più lunghi i video. Ma cosa cavolo li faccio più lunghi? Per annoiarvi? No, dai, taglio un pezzettino e se riesco, perché vi ho appena detto che non sono brava a tagliare i video, non sono questa gran scienziata. Oddio, come parlo, c'è un camion che sta rompendo le bolse. Già. Allora, dunque, vi dicevo che non sono brava con l'editing, però me la cavicchio. Ieri ho fatto un bel montaggio, però non sono riuscita a farlo bene. Ecco qua, aspettate un secondo che qua c'è macchina da andare. Eccomi qua. Allora, dunque, finalmente sto riuscendo a fare altri video, che ci sono macchine che rompono le... vabbè. E niente, scusate la lunga attesa, ma purtroppo, ahimè, anzi, ho contattato mio padrino, sapete benissimo che è, perché ve l'ho detto centinaia di migliaia di video, e nulla, mi ha fatto una mini chiacchierata perché poi è stato raggiunto da una chiamata al telefono e quindi non ho potuto più parlare con lui, finché poi non gli ho detto, senti, devo andare, perché era in gommone, e quindi io ho detto, fammi scendere dal gommone, e quindi nulla. Ciao, com'è? Eccomi qua. Allora, dunque, non so ancora come farò a mettere questo video online, visto che, ahimè, dico sempre così perché tutte le volte è troppo lungo il video. Allora, già sono quanti minuti? Sono 23 minuti. No, vabbè, io sono pazza da legare. 23 minuti, ce la farò a tagliare? Non lo so. Non lo so per niente. Quindi, boh. Allora, sentitemi... Allora, non ho quel microfono che ha il... come si chiama? A forma di... di topo, come si chiama, di cosa di topo, non so come chiamarlo, insomma, che non fa sentire il rumore del vento, ci siamo capiti, e quindi per forza di cose sentirete il vento, pazienza. Allora, dunque, ora non lo so. Allora, mi sa tanto che non vado in via Capodorso perché non va di andare, però che mi sto dirigendo, siccome che sono sopra una strada che sarebbe quella pista ciclabile, e quindi così mi va di... oddio, qua c'è musica di cose di copyright, se no mi prende la musica YouTube, sono cavoli. E niente,
Allora, cosa volevo dire? Mi stavo già dimenticando, no, non lo cancello il video, ragazzi. Allora, mi sono spostata perché c'erano due bici, quindi ve l'ho appena accennato, non sto qua a ripetermi. Tra poco attraverso le strisce pedonali e poi mi reco verso un bar che è di fronte a casa mia, anzi appena due passi da casa mia. Che dirvi? È una bella giornata, c'è un po' ventilata, ma nulla di che, diciamo. È bella, dai. Oggi sto facendo strafacciato per andare, però vi ho voluto accontentare con un video lungo, un chilometro, almeno niente. Vabbè. Allora, qua devo attraversare per forza e stoppare, perché sennò rischio di essere non dico cosa. Vi dicevo, se attraversavo vlogando, cioè registrando video, è un po' pericoloso perché mi vestivano, ed è brutto da dire, ma è la verità. E quindi ho deciso di stoppare, via, di mettere un po' pausa al video. Niente, adesso io mi reco verso un bar, vado verso un bar e poi nulla, noi ci salutiamo, perché ho paura che questo video sennò diventa troppo lungo, mannaggia a me che lo faccio troppo lungo. Già. Allora, fatemi sapere ovviamente sotto i commenti di questo videuccio se vi è piaciuto questo video, ma più o meno se avete sentito l'audio, perché io, cavolo, non sento mai l'audio dei miei video. Vabbè, no comment. I miei video fanno un po', vabbè, non posso dire parolaccio perché sennò YouTube mi banna il video, però avete capito, no? Che due, vabbè, ci siamo ben capiti. E niente, allora, che vi racconto? Stanotte mi ho visto il film di una poliziotta che mi schina all'infanzia, è rimasta cieca, perché la verità è rimasta cieca. E poi il babbo gli ha regalato un cagnolino di quelli cucciolosi, patatosi, bellissimi. Che ne sono? Aspettate un secondo che guardo, che brutto. La telecamera. Sì, mezzogiorno, ragazze. È suonato a mezzogiorno, va bene, ok, siamo capiti, dai. Allora, siccome che devo chiudere il video qua, perché sennò ve lo racconto un altro momento, perché sennò, ragazze, diventa troppo lungo, ok, sto video? Bene, like e niente, mi giro per vedere se c'è la gente. Commento e se vi va, perché no, con le suone delle campane, vabbè. Iscrivetevi se vi piace questo canale, dove porto tanti video ASMR, unboxing, di tutto, vabbè, ragazze, ciao, vi voglio bene, ciao, ciao, ciao. Adesso da dove si chiude, perché non mi ricordo più. Ciao.